Il Phileus chrysops è un ragno salticida presente in tutta l'ecozona paleartica e, come quasi la totalità degli appartenenti a questa famiglia, è un ragno attivo principalmente durante le ore diurne. Solitamente esso abbandona il rifugio notturno al mattino, quando il sole comincia a diffondere un leggero tepore, permettendogli di cacciare insetti o altri ragni che capitano nelle vicinanze. Il Phileus chrysops è ritenuto, non a torto, uno dei ragni saltatori più belli d'Europa. In particolar modo il maschio, il quale si presenta, una volta adulto, con un cefalo torace nero lucido, con due bande laterali bianche o giallastre. L'opistosoma rosso sgargiante, con una marcata banda centrale nera, che percorre longitudinalmente l'intero addome sul lato dorsale. La prima e la seconda coppia di zampe, ricoperte da una peluria rossa, mentre le altre due coppie sono grigio-giallastre, ed infine, con i pedipalpi setolosi di colore grigio-cenere. La prima coppia di zampe, inoltre, è più lunga delle altre ed ha scopo anche riproduttivo, essendo usata per il corteggiamento. La femmina di questa specie è di color grigio-giallastro, presentando anch'essa bande più chiare sul lato del cefalo torace ed una banda più scura sul dorso dell'opistosoma. A differenza del maschio, le zampe sono più proporzionate tra di loro. Si capisce quindi che questa specie presenta un dimorfismo sessuale molto evidente. Come per quasi la totalità dei salticide, la tecnica di caccia adottata da questo ragno prevede l'attacco diretto, tramite un piccolo e rapido balzo sulla preda, individuata grazie anche alla sua eccellente vista. Infatti, come tutti i salticide, il Phileus chrysops presenta i due occhi mediani anteriori più grossi dei rimanenti sei. Questi occhi sono deputati alla visione dettagliata di un soggetto, mentre gli altri occhi servono da recettori di movimento. Quindi la vista per questi ragni è indispensabile sia per cacciare sia per riconoscere un eventuale partner. Il Phileus chrysops tende un filo di seta che fa aderire ad una superficie prima di compiere un balzo, in modo da garantirsi una specie di corda di sicurezza, con la quale proteggersi da eventuali salti mal calibrati. I ragni di questa specie entrano in diapausa quando le temperature diventano rigide, le quali provocano anche una riduzione del numero di prede. Il Phileus chrysops è un ragno assolutamente innocuo, che potrebbe comunque mordere se messo alle strette. Grazie all'ottima vista, un esemplare di questa specie tenderà a scappare se si sente minacciato. Il morso, tuttavia, non ha rilevanza medica. Vivendo solitamente per un anno, ha un metabolismo piuttosto veloce, coadiuvato dal clima caldo dei mesi primaverili ed estivi, durante i quali esso è più attivo. Le dimensioni del corpo di questa specie si aggirano attorno ai 10 mm, fino ad un massimo di 15 per i maschi più grandi. A differenza di altre specie, infatti, non è raro che il maschio raggiunga dimensioni maggiori delle femmine. Non dimenticate di mettere mi piace e di iscrivervi al canale.